cari amici di YouTube, bentornati e bentrovati sul canale. Oggi siamo qua per questo video in cui andremo a chiedere alle carte che intenzioni ha una determinata persona con noi. E poi andremo a fare anche una domanda all'oracolo dell'attrazione, o meglio, chiederemo un consiglio all'oracolo dell'attrazione, un messaggio, diciamo così, dall'universo rispetto a questa situazione specifica. Come possiamo cercare magari di migliorare questa situazione attraverso il messaggio che l'oracolo ci darà. Detto questo, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito, iscrivetevi ora, cliccate sul pulsante, iniziate a seguirmi. Vi ricordo che potete seguirmi anche sui social, su Facebook e su Instagram, mi trovate come Le Carte di Cleodice. Potete visitare il mio sito che si chiama www.cartomantecleodice.it e se lo desiderate potete usufruire della prima domanda gratuita con me inviandola tramite WhatsApp o tramite email ai recapiti che vedete scritti a video. Sotto nell'info box trovate tutte le altre informazioni su di me, ma le potete trovare naturalmente anche sul mio sito, che vi invito naturalmente ad andare a visitare. Bene, detto questo, direi di entrare nel vivo del video di oggi. Andiamo a prendere le mie sibille. Abbiamo qui tre varianti già pronte per voi: variante numero 1, cristallo azzurro; variante numero 2, cristallo rosa; variante numero 3, cristallo giallo. Andiamo a mescolare le carte e andiamo a fare i nostri tre mazzetti. Allora, variante numero 1, variante numero 2 e variante numero 3. E poi andiamo a mescolare l'oracolo dell'attrazione. Anzi, facciamo così, mettiamolo da parte, scusate, ho cambiato idea, lo facciamo alla fine di ogni stesura. Allora, iniziamo dalla prima variante. Quindi, che intenzioni ha questa persona con noi? Allora, dunque, che intenzioni ha questa persona con noi? Allora, diciamo che questa persona in questo momento sta avendo, diciamo, come pensiero, come impegno mentale, se vogliamo, qualche piccolo problema. Le carte dicono che probabilmente sta riflettendo, perché ci sono stati dei problemi a livello di pettegolezzi o bugie, qualche situazione che comunque non è andata proprio nel verso giusto. È possibile che questa persona che voi state pensando in questo momento sia una persona che ha già una relazione in corso, quindi una persona che è già impegnata, o una persona che magari ha ancora un qualche tipo di rapporto o di problematica con una persona con cui ha avuto, diciamo, una storia precedente alla vostra, e che comunque questi pettegolezzi, queste situazioni possano in qualche modo, comunque stiano in qualche modo portando un po' di problemi. Quindi l'intenzione che lui ha o lei ha, diciamo, rispetto a questa situazione è quella di mettere in atto una sorta di cambiamento rispetto a questa situazione. Anche rispetto a delle bugie che questa persona può aver detto,
e che fa fatica un po' ad ammettere, quindi sta, diciamo, capendo come poter cambiare strategia. È possibile che le bugie le abbia dette anche a voi, naturalmente, diciamo che in generale, no, sia un po', questa persona sia un po' districata, o districato, insomma, mentendo un po' in giro, diciamo così, o omettendo delle realtà, delle verità, delle notizie, delle informazioni, però ecco, diciamo che vuole cambiare rispetto a questo, quindi vuole probabilmente cominciare a mettere da parte l'orgoglio, a mettere da parte la superbia, a mettere da parte comunque l'atteggiamento un po' egocentrico, se vogliamo, e cambiare un po' atteggiamento, ok? Quindi le intenzioni che ha nei vostri confronti è quello di cambiare strategia, cambiare atteggiamento, smettere magari anche di nascondere, cioè affrontare forse le cose un pochettino di più come sono. Adesso andiamo a mischiare, come vi avevo promesso, per voi che avete scelto la prima variante, l'oracolo dell'attrazione, e andiamo a vedere cosa vi dice la carta. Ne estrarremo una, ok? Vi ricordo che questo è il mio oracolo dell'attrazione. Trovate tutte le mie carte nella sezione apposita sul mio sito, che vi ricordo essere www.cartomantecleudice.it. Allora, per voi, per voi, per voi, per voi. Allora, cosa vi dice la carta? La carta vi dice: domanda aiuto se hai bisogno. Quindi, o comunque, vabbè, domando aiuto se ho bisogno. Ovviamente in questo caso io mi sto rivolgendo a voi, quindi è un invito comunque a. Ricordo che queste carte sono sostanzialmente state create per un'autolettura, però in questo caso le ribaltiamo, quindi domanda, cioè dovete domandare, cioè l'universo cosa vi sta dicendo? Vi sta dicendo che se avete bisogno di qualcosa, chiedetelo. Quindi, in qualche modo, rispetto a questa relazione, se magari vi sta facendo fatica sopportare questa situazione, o se avete qualcosa che desiderate rispetto a questa situazione, iniziate a chiederlo sia a questa persona a cui state pensando, ma in generale chiedetelo anche all'universo, perché sapete, ecco, magari vi lascio sopra, se mi ricordo, nelle schede il video in cui parlo della legge dell'attrazione. Quindi cominciate a chiedere all'universo quello di cui avete bisogno, ok? Benissimo, adesso andiamo a fare la lettura per la seconda variante, quindi chi ha scelto il cristallo rosa. Quindi, quali sono le sue intenzioni? Che intenzioni ha con me? Cioè con voi, ovviamente. Allora, dunque, le carte dicono che sicuramente questa persona ha intenzione di andare a liberarsi di qualche ostacolo, ha intenzione di, diciamo, non farsi più influenzare, diciamo, da qualcuno che comunque in qualche modo remava contro questa situazione, ha intenzione di essere più spontaneo, ha intenzione di essere più se stesso, ha intenzione di essere più solare, più, diciamo, anche dimostrativo, se vogliamo, no? Rispetto a quelle che sono le sue emozioni e i suoi sentimenti, diciamo di cercare comunque di andare a rimuovere tutti quegli ostacoli che forse gli impediscono o gli hanno impedito comunque fino adesso di essere se stesso, diciamo, come dire, di lasciarsi forse un po' andare, e nello specifico, diciamo, come azione concreta nelle sue intenzioni, c'è proprio un discorso di contatto diretto con voi. Quindi se state facendo questa lettura e state aspettando magari che questa persona vi contatti o prenda un'iniziativa diretta
Quindi che parta comunque da lui o da lei, quindi non diciamo, una risposta a un vostro messaggio, tanto per intenderci, ok? Ma una sua personale comunicazione, una sua proposta di incontro, un qualcosa comunque che sblocchi un po' una situazione. Ecco, le carte dicono che nelle sue intenzioni in questo momento c'è proprio questo, cioè la volontà e il desiderio di, e quindi anche appunto, come dicevo, l'intenzione di muoversi positivamente verso di voi, ok? Quindi ora è chiaro che stiamo facendo, come vi ho già spiegato, una domanda rispetto a quelle che sono le intenzioni, quindi non necessariamente, non sempre, diciamo, quantomeno le intenzioni si concretizzano in azioni, ma diciamo che c'è molta forza in queste carte, quindi ci possiamo aspettare anche molta determinazione, insomma, da quello che vedo, quindi sicuramente ci potremmo aspettare con grande probabilità che queste intenzioni si traducano in fatti e appunto parliamo di un contatto, un'iniziativa, una richiesta di incontro. Ok? Bene, adesso prendiamo di nuovo come prima l'oracolo dell'attrazione. Vi ricordo, è un mazzo di carte che io ho ideato per l'autolettura, per avere quotidianamente o quando ne avete bisogno un consiglio dall'universo, un messaggio, quindi le potete, se volete, acquistare sul sito dove sono in vendita tutte le mie carte, lo trovate appunto il link, lo trovate anche sotto nella descrizione. Allora, quindi sono delle carte che ci mettono in connessione con l'universo. Vediamo per voi che avete scelto la seconda variante, quindi cristallo rosa. Ho il pieno controllo della mia vita. Ora, cosa può significare questa carta, diciamo, rispetto a questa situazione? Significa che voi comunque siete in una fase dove avete il coltello dalla parte del manico. L'universo vi sta dicendo: continuate in questo modo, continuate, scusate, a detenere questo controllo, non vi lasciate magari, ecco, troppo influenzare, non concedete troppo, ok? Continuate, probabilmente anche questa intenzione che c'è in queste carte, voi l'avete ottenuta grazie magari a degli atteggiamenti che avete messo in atto rispetto a questa persona. Ecco, continuate a controllare le cose in questa maniera, perché siete in una fase dove potete ottenere quello che volete, perché questa carta è una carta che sostanzialmente vi dà molto potere, vi parla di un potere, ovviamente non parliamo del potere, no, in senso, diciamo, come dire, pratico, no? Nel senso, in un'accezione bassa, ecco, è un potere su noi stessi, sulle nostre energie, che però sapete quanto è importante perché ci permette veramente di comandare la nostra vita, di indirizzarla, di direzionarla verso gli obiettivi alti, che vogliamo raggiungere. Questo naturalmente grazie all'aiuto dell'universo che ci ascolta, ve lo ricordo. Bene, detto questo, andiamo a scusate, piccola la carta, andiamo a leggere la terza variante. Allora, che intenzioni, insomma, quali sono le intenzioni di questa persona? Allora, questa persona ha intenzione di lasciare andare in maniera anche abbastanza forte e determinata tutte le situazioni che fino adesso hanno esercitato una situazione di blocco, una situazione di dispiacere, una situazione di costrizione, e ha voglia di prendersi, anche arrabbiandosi se necessario, anche gridando, insomma, facendo un po' di casino, scusatemi il termine, quello che vuole. Quindi ha intenzione di prendere momenti di leggerezza, ha intenzione di muoversi quindi nei vostri confronti, di
dimostrarvi finalmente quello che prova nei vostri confronti, e qui le carte comunque ci parlano di un sentimento. Probabilmente questa persona fino adesso non è, per tanti motivi si è lasciata condizionare e non è riuscita a farlo. È stato costretto, è stato imbrigliato in situazioni pregresse, in situazioni magari contingenti, insomma di varia natura. Adesso non sto entrando non voglio entrare nel merito, perché chiaramente le situazioni, siamo in un interattivo, quindi le situazioni e le motivazioni possono essere tante, ma le carte ci dicono che finalmente questa persona si apre, si sblocca nei vostri confronti, si lascia andare e, diciamo, dimostrerà quello che prova nei vostri confronti. Quindi ci saranno delle dimostrazioni di sentimento, ok? Questo è molto importante. Delle dimostrazioni di spontanee, ok? Quindi questa persona riuscirà ad aprirsi e ad essere se stessa o se stesso. Cioè, sono queste quantomeno le sue intenzioni. Bene, anche per voi adesso andiamo a vedere una carta dell'oracolo, del mio oracolo dell'attrazione, vediamo cosa vi vuole dire l'universo, quale può essere una chiave di lettura di questa situazione, un'indicazione, un consiglio, un messaggio. Vediamo un po' cosa vi dice. Ecco, posso realizzare ogni mio desiderio. Questo è il messaggio che l'universo vi manda. Cioè, ovviamente sono carte, queste fatte per l'autolettura, quindi voi le dovete leggere come se voi foste voi stessi a parlare a voi, ma in questo caso io ve la leggo come se fosse l'universo a leggerla a voi, e vi dico che potete realizzare ogni vostro desiderio. L'universo vi sta dicendo questo, quindi siete vicini alla realizzazione dei vostri desideri, siete sulla buona strada, quindi dovete continuare a crederci e a farvi aiutare naturalmente dalle energie universali, che se riuscite a rivolgere desideri positivi, affermazioni che siano appunto positive e ad avere fiducia, sappiate che comunque l'universo vi ascolta sempre e vi aiuta in questa realizzazione. Vi dovrei aver lasciato il link nelle schede del mio video, proprio che parla un po' di questo, ok? Bene, io ho terminato la lettura di oggi, spero che vi sia piaciuta, insomma spero che comunque vi abbia dato qualche risposta, naturalmente come sempre, o quantomeno mi auguro di avervi tenuta compagnia per questo quarto d'ora o poco più. Quindi vi saluto, vi mando un grandissimo abbraccio, vi auguro una buona giornata, insomma per tutte le cose che dovete fare oggi, e vi do appuntamento al prossimo video. A presto!